Bella ciurma e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Untunnel 3.0 con Marco 88. Nello scorso episodio ci siamo lasciati dopo aver esplorato la caverna dei pirati con Marco, che doveva andare a bere il caffè. E adesso Marco ha preso il caffè e è ritornato nel nostro gruppo. Infatti possiamo vederlo sulla mappa. E noi abbiamo esplorato, noi della ciurma, mentre Marco beveva il caffè, abbiamo esplorato questo bel castello. Scusami, potresti fare una cosa di risalutare tutti, perché non avevo registrato il tuo saluto. Ok. Ehi la ciurma! Ciao a tutti, io sono Mazzetest e benvenuti in questo nuovissimo episodio per la seconda volta. Wow. Siamo qui con Marco 88. Che cosa ci dice Marco 88? Sto prendendo a coltellate questa cosa del meccanico. Comunque stavo dicendo, c'è questo piccolo castello qua che è completamente deserto, non c'è niente. Ci sono delle rampe che vanno su e delle rampe che vanno giù, ma dopo un po' si fermano. Ho provato anche a cucciarmi, dopo un po' si ferma proprio, non continua. E in centro c'è questo torrione. Dov'è l'entrata? Ecco qua. Da cui si può salire, si arriva su e boh, niente. C'è nulla qua. Ho proprio nulla. Cioè può essere una cosa molto interessante, credo, per il PvP. Ma per il PvE, a parte se uno vuole farsi una base qua, ma è una base abbastanza scomoda, a mio parere. Ho anche mangiato delle bacche blu che erano in questi cespugli e mi sono molto avvelenato. Ho perso tipo il 50% della barra delle radiazioni. Not good. E vabbè, allora adesso torniamo in là dal nostro caro Marco 88. Che invece cosa stai facendo tu adesso nel frattempo? Sto farmando un po' di cose. Ho ritrovato anch'io una fiamma ossidica, ma non posso prenderla per lo spazio. Per lo spazio. Ah, adesso arrivo, la prendo io. A parte che, vabbè, tre sono un po' superflue, però presa. Non si sa mai. Ah, l'hai presa? Perfetto. Io sto arrivando molto rapidamente. Sono quasi sul litorale di codeste. Hai detto che hai degli antibiotici con te? Perché vorrei evitare di perdere i punti della skill di agricoltura. Vaccino, ancora meglio. Posso dire qualcos'altro come skill? Sì, ho dei punti. 109, cosa posso fare? Heal, crafting, outdoors, mechanics. Sì, io farei meccanico. Tra l'altro non ti ho... Perfetto, sono meccanico al massimo. Per nulla ha raccontato dell'esperienza PvP. No, infatti, perché poi ci siamo messi a parlare di altro, non mi ricordo più di cosa, ma di altro. Allora, praticamente, in un server PvP normale la gente ti shot appena entri. Ottimo. Così. Perché praticamente nei server PvP che ho visto, le skill non vengono perse quando muori, quelle d'attacco, quindi... molto facilmente. Potremmo andare a esplorare qualche altro posto oggi, visto che questa città ormai l'abbiamo analizzata per bene. Faccio magari un salto di nuovo in farmacia per vedere se ci sono degli antibiotici o altra roba, visto che ho perso un po' di salute con quelle stupide bacche. Sto già andando in farmacia. Ci sono dei... ho riempito una macchina vestiti, di benzina. Tablet, ottimo, è quello che mi serviva. Bandage, ottimo. Tablet, è pieno di roba, vitamine, sciroppo, bende, morfina. Allora, praticamente, okay, tablets so quello... che servono per le radiazioni, ma gli altri non mi ricordo più chi serve a cosa. Allora, tablets per le radiazioni. Ma se mi senti? Sì. Oltre a quello, praticamente sono entrato in due server. Nell'altro c'era Pocket Start. Racconta intanto. Dopo ti...
Allora, il primo server praticamente era un server normale PvP. Quindi praticamente era un server pieno di costruzioni distrutte. Perché pensateci bene, se puoi distruggere le cose, guerra totale. Sì. Pieno di costruzioni mezze dilaniate. Nel secondo server invece c'era il kit start, quindi ancora peggio, c'era tipo all'inizio tipo con 20.000 di esperienza. C'era gente che andava in giro col kit costruttore, quindi con la motosega, che sciottava a vista tutto quello che si muoveva. Almeno io sono stato ucciso da uno con la motosega. Non una buona cosa. Poi magari se carico il video, quando carico il video vedrai anche tu la nabbagine dei server PvP. Tu invece sei mai entrato in un server PvP? No, perché sono scarso. Comunque dobbiamo focalizzarci su cosa fare oggi. Cosa? Io ti avevo chiesto se avevi da mangiare o da bere, ma nel frattempo me lo sono procurato da mangiare. Hai da bere più che altro? No, tu mi dovevo darti ancora l'antibiotico, ma te lo sei procurato anche quello? Sì. Ok. Una cosa fatta, la seconda cosa, dovevamo esplorare qualche zona? Sì, io sarei andato molto volentieri a esplorare qualcosa, ma adesso sto morendo di fame e di sete. Quindi qua è un grosso. Tieni, Matze, un attimo. Vado a vedere se qua c'è qualcosa. Io ho la borraccia, ripeto. Sì, ma ho trovato coconut, soda, sono tutte marce, ma ho le medicine, quindi... Ma che... non usare medicine a caso, tieni. Matze, che esso. Vieni subito qua, se no ti accoltello. Aspetta che mangio il grano. E la carota. Ma... lasciami in pace che sto mangiando una carota. To. E il grano. Ok. Lancia qua che vado a riempirla anche dopo. Beh, tieni la tua o io uguale. Prendi. Serve, tieni. Allora butto sta roba qua. Cos'è? Ah, da mangiare, ottima. Ok, sono al 92% e al 63% di sete. Ottimo, vado a riempirla. Io vado a riempire un'altra macchina di benzina, allora. No, è al 100% quella dal benzinaio. E tu ne hai un'altra? No, giusto da averne due, perché sei tu ne hai preso anche l'altra, quindi non ce n'è più a casa. Prendi quella della polizia e riempila, 60% o 50%, non ricordo. Ma non è lenta quella? Va 47. Non va più veloce quell'altra rossa. Prova, ma a me sembra che vada più veloce quella della polizia. No, più che altro perché adesso sono arrivato qua, o prendo la gialla o prendo la rossa. Cosa vuoi? Prendo la gialla, così intanto la riempio. Ok, la rossa è già piena, quella... Sì, ok. Del 29. Ok. Adesso ti aiuto a riempirla. Ottimo. Facciamo prima. Perfetto. Allora dove andiamo? Apriamo insieme la mappa. Sì. Wellington Farm credo che non ci serva molto. Potremmo andare a Montag? Montage? Ok. Sì. Quindi adesso dobbiamo girare sulla destra. Dobbiamo girare sulla destra, sì. Figa, rima la cosa.
Cioè, è bello Questa, vederti questo passare in giallo è molto macchina. meglio, va a 73. La tua non so La mia quanto va, va a ma questa va a 34. 73. La fattoria la Questa va a lasciamo 30. perdere. Poi avrei bisogno di bere un altro pochettino se mi puoi prestare la canteen. Ma Certo. magari c'è la canteen alla fattoria. Mi fermo un La attimo alla cantina. fattoria a controllare. Tu intanto vai in là, poi ti raggiungo. D'accordo. Tanto non dovrei morirci. È solo una fattoria in fondo. Una pala. Non le avevo mai incontrate le pale su Antarne. Da cosa servono? Puoi scavare qualcosa? Non ne ho la più pallida idea. Ah, io meno che meno. Perché talvolta trovavi tipo delle cose nei pozzi, no? C'è niente in sto pozzo. Qua una freccia, dei pantaloni, un rastrello, dei proiettili, niente. Un fattore fattoni. Ci sentiamo in sta casetta qua. Chi è che mi vuole mangiare qua? Boh, c'è scritto Un diverso. Chi sacco è? di Dov'è? nemici. Ah, qua. Ok. Secondo me non trovo un case di niente neanche qua. Vestiti, zaino che è più grande del mio. Boh. White travel pack. Dovrei informarmi su qual è lo zaino più grande, effettivamente. Quello che ho forse è solo quello da scolaretto, eh. Day pack, sì. Travel pack dovrebbe essere ben più grande. Però forse devo ripararlo. Com'è questa storia? Ho bisogno di vestiti, ma qua ce n'è che posso scraftare a volontà. Allora, scraftiamo qua. No, dov'è che era? Qua era. Due. E altri vestiti erano qua. Ottimo. E scraftiamo anche questi e ripariamo lo zaino, che dovrebbe essere molto meglio come zaino. Allora. Ok, però muoviti che se no non so nemmeno di cosa parlare. Sì, è molto Tu più grande ti questo fai gli affari zaino. tuoi. Io intanto sto entrando su questa casa con i vetri rotti. Ottimo, io adesso sto per arrivare. Ottimo, direi. E ho trovato uno zaino più Non grande di sono quello che nella avevo prima. stanza. Bueno. Kinder? No? Non è Kinder Bueno. Ma io non avevo la macchina rossa prima. Ah, mi hai preso la macchina! Pezzente! No, non sono stato io. Mi hai lasciato quella che va a 53! Ma vaffanbrodo! No, Te ne sei 55 accorto alla qua, fine? 56! È stata Allora, una che parte gentilezza. hai esplorato? Qui a Montag, la chiesa ci sarai già stato di sicuro. No, te l'ho lasciata. Ah, ma è. Vabbè. Anche poi no, è una scuola. Non c'è un Ah, è la case? scuola? No, è la chiesa. Ma sembra una chiesa da fuori. Una di quelle chiese protestanti. Boh, a me dava quell'idea. Invece Ma no. hai esplorato già tutto, scusa? No. Cos'è che ti manca, scusa? Sei già all'ultima casa? Da quella parte non sono Io andato, vado a ma non questa c'è casa qua. niente, C'è secondo me. una torcia, ma la torcia è inflazionata, ci sono torce ovunque. Eggia. Ho preso un paio di vestiti giusto per. Ah, delle patatine che posso mangiare. Candy bar, Vediamo mangiamo quanto va quella tutto. macchina lì. C'è Eh? una Jeep, vediamo quanto va.
secondo me va a meno la Jeep. A occhio. Ok, sono 100%. Scraftiamo un po' di vestitozzi, che così faccio un po' di bandone. Comunque, in pratica, nei server PvP ci sono cose che noi non ci sogneremo, del tipo usare le macchine come armi. Sì, perché per distruggere la base. LOL. Dove andiamo adesso? Che abbiamo esplorato tutto il mondo. Ci ha rilasciato la macchina. Possiamo andare o dalle parti di Belfast Airport o Surrey's Campground. Beh, dato che ci siamo, allora andiamo all'aeroporto militare. Andiamo all'aeroporto militare. D'accordo. Sì, voglio va quella macchina che voglio cercare di prendere altri vestiti militari, perché questi si stanno distruggendo. Ma li puoi riparare, scusa? Ah no, quelli là serve lo scrap metal, vero? No, serve il tessuto militare. Cos'è il tessuto militare? Perché il tessuto militare... No, Marco, torniamo a casa, hai visto cosa è apparso? Cosa? Guarda il simbolino che è apparso sul tuo... sulla... Ah, gli zombie con gli occhi rossi. Esatto. Meglio andarsene a casa. Dov'è casa però ora? Ma dici? Io invece sono un pazzo e ci vado a casa. No, io vado a casa, c'ho le cose, le... Morto! No, dico lo zombie. Morto di nuovo lo zombie. O le... Oh, Ciro. Fiamme ossidere che non voglio perderle così a caso. Ma cosa fanno i giusti zombie con gli occhi rossi? Ma vivono, cioè hanno più vita e fanno più danno e ti saltano subito tutti addosso. Tipo anche se non sei nel loro range o una roba del genere. Sono cattivi, io non voglio stare con gli zombie cattivi. Allora arrivo da te, va. Un cervo! Ci sono i cervi! Queste sono le macchine che abbiamo lasciato prima. Occhi rossi, occhi rossi. Ci sono i cervi. Ne hai seccato uno? No. Ah, ok. Sì, lo so che ci sono i cervi. Con questa macchina super lenta, sì, con cervi. Ma è super lenta, è comunque 55. Ce n'è una che va ai 30, se non sbaglio. A me sta andando a 34. 34, la rossa. A me prima andava a 56, massimo. Forse perché sono pieno di roba. Ma magari hanno aggiunto questo? Ok, sto tornando a casa. Sono quasi arrivato. Dovremmo spostare tutte queste macchine che sono qua in mezzo ai piedi. Ah, ma no, sono despawnate. Una è despawnata. Sì, sono cattivissimi. Sti zombie. Se voglio usare il fucile mi servirà il silenziatore. Sì, altrimenti... Questo l'ho capito. Questo l'ho capito almeno. Ok, okay, sono quasi arrivato. Guarda quanti occhi rossi. Almeno sì, si vedono. Dei pazzi scatenati proprio. Che cos'ho nell'inventario che posso utilizzare? Allora... No, questa non è medicina, quello è roba a caso di by Marco 88. Allora, questo cavo possiamo buttarlo via. Questo anche via, 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 via. Via, anche questo non serve. Allora, ok, ora qua ci metto morfina. No, dove l'ha messa? No, ha buttato anche la morfina. Ok, e poi... vitamine e sciroppo per la tosse. Ottimo, le bende me le tengo perché servono. Sempre un sacco. Ma anche queste due... plank posso anche buttarle e lasciarle despawnare. Una fiamma ossidica la lascio dove abbiamo la roba di meccanica. Che perché ci hai messo un'ascia adesso qua?
Dov'era il cesto della roba meccanica? No, poi le cavolate by Marco 88. Qua è infettato dalle cavolate di Marco 88. Qua è a caso. Allora, qua facciamo che io prendo tutto questo. Questo cos'è? Sandbag. Va, lo prendo, lo sposto. Questo li gettiamo che non servono. E questa qua sarà la chest meccanica. Almeno si I vede. sandbag quasi quasi li piazzo così a caso, tanto per fare design. Che dici? Sei un idiota. Ah, fuori noi. Ma dove li posso mettere? Stavo facendo design. Li metto. Ma non so dove metterli questi sandbag. Li metto appoggiati a un albero, guarda, così proprio a caso. Una granata, chissà cosa succede se la tiro addosso alle coltivazioni. Ti spacco la faccia se la tiri addosso alle coltivazioni. Piuttosto prestami la canteen, perché sto morendo di sete. La cantina o la cantina? Tutto quello che vuoi. Qui. Che mi dai da bevere. Dov'è? Ah, grazie. Te la vado a Mi serve prendere una io. chest solamente per le armi, così tengo le Ma armi ne hai che non già una chest utilizzerò. di piena di armi? Adesso No. ti droppo qua. Comunque sono già passati 21 minuti, sai? E la Forse è cantina era al meglio finirla qui. Ok, 75%. Ce l'ho allora droppata, eccola. concludiamo qua. Concludiamo il video qua. Yeah! Quindi? Esatto. Da Marco 88 mazzetesse e manganellata, manganellata. È tutto. Ciao! Dai, di qualcosa. Vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi ai nostri canali se per caso non l'aveste già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!